E ciao a tutti e bentornati a Returnia, la nostra serie di villaggi e metropoli moddati su Cities Skylines 1. Nello scorso episodio abbiamo deciso di fare una griglia un pochino diversa mentre continuiamo ad espandere il villaggio minerario, questa volta utilizzando la mia griglia preferita, la griglia organica come la chiamo io, che è una griglia che non è una cosa geometrica come queste qua, ma è una griglia che è fatta a misure spannometriche, diciamo. Per citare un mio eroe, e va a essere morbida, sinuosa e si va a prendere la forma dello spazio che ha invece di avere degli angoli retti e altre cose. E devo dire che sono molto soddisfatto. L'altra volta abbiamo finito di fare la griglia giusto prima di concludere l'episodio, e quindi mi sembra assolutamente giusto andare a riempirla adesso. Soprattutto perché l'altra volta abbiamo effettivamente confermato la mia teoria che, beh, abbiamo una carenza di persone. Nonostante la popolazione sia bella grande, ci mancano circa 3.000 lavoratori. Per cui, per la maggior parte adesso andrò soltanto a fare delle abitazioni finché non andiamo a riempire per bene quello. Quando poi mi ritroverò un tasso di disoccupazione relativamente alto. Allora in quel caso penserò, ok, allora è tempo di aggiungere un po' di lavoro. Perché se non vado ad aggiungere queste cose, raga, ci scordiamo bellamente di fare il villaggio minerario così come lo sto immaginando nella mia testa. Ora qua temo e credo un attimo di dover ripiazzare la strada perché noto che c'è la griglia completamente buggata. Quindi non so cosa cavolo sia successo qui, ma di sicuro è qualcosa di molto strano. Quindi lo andrò a fare manualmente così. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. Lì. Ok. E adesso mi va a fare quello che deve. Bene. Qua giù mettiamo una palazzina, visto che tanto è da solo isolato in quel segmentino. Idem qua. E poi continuo a fare qua il girotondo di casette che stavo facendo. Anche qua possiamo fare una palazzina, tanto è soletta isolata. E ok. Bene, questo di sicuro dovrebbe tirare su un po' e poi qua abbiamo la possibilità di fare un'altra palazzina, chi sono io per dir di no? Ok, qua ne ha un bel po' da crescere. Inoltre, come ogni episodio, andiamo a far crescere ancora un pochino la nostra metropoli. Vediamo un po' dove possiamo piazzare questa volta. Questo, regà, possiamo farlo, per carità, però non lo considererei come quello che facciamo perché c'è talmente poco che stiamo riempendo. Quindi magari lo lascio vuoto e lo teniamo da parte per fare qualche decorazione importante la prossima volta. Vediamo. Innanzitutto credo che ci serva un altro parcheggio. No, questo è anche abbastanza vuoto. Come l'ho detto. Fermate tutto un secondo perché qua abbiamo la griglia che è peggio di quella di Cities Skylines 2. Ok. Adesso si ragiona. Mamma mia, che brutta griglia che c'era. Allora, dove cosa possiamo mettere? Vabbè, a sto punto io mi sento di piazzare un ufficio e una marea di persone nella metropoli. Ok. Vediamo un'occhiatina un attimo qua se è tutto a posto. Direi di sì. Ottimo. Ottimo. Le nostre stazioni come stanno andando? Una meraviglia stanno andando. Sono curioso un attimo di vedere tutti questi dove
Dove devono andare? Perché? No, 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 no. Non voglio rinominarlo. Perché se tutti questi vogliono andare giù di lì, io posso fargli un piccolo autobus che mi fa sto giro intorno, allora. Ma che bello avere la gente a piedi, sinceramente. Quindi per ora li lascio andare a piedi, come non detto. Allora, intendo che tutto quello che abbiamo piazzato cresce. Diamo un'occhiatina un attimo ai mezzi pubblici, vediamo un po'. Se ci sono delle cose da sistemare. Sono abbastanza curioso. Qua non c'è nulla, ok, poi. Ma mamma mia quanti treni che avevo messo. E comunque lo spazio c'è perché è bello grande. Ok, l'altro treno, 521 comunque, la sua gente ce l'ha. Ci sta, ci sta. Ok, navi, non, direi che siamo messi abbastanza a scialla. Assolutamente sì. L'altro dovrebbe essere ancora più facile. Assolutamente sì, non ha quel granché di gente. Ok. E poi la monorail non l'abbiamo messa, quindi. La monorotaia la si lascia lì. Ok. Guardate quante persone, adoro. Adoro. Poi, regà, oh, siamo già a 30.000 abitanti, eh? Non è male assai. Abbiamo piazzato talmente tante abitazioni qua che non mi vuol più far fare nient'altro. Va bene, allora potremmo dedicarci a qualche progettino di infrastruttura nel mentre. Se dobbiamo fare qualche altro collegamento o cosa, non sarebbe una cattiva idea. Allora, l'università qua giù com'è messa? Come al solito gli mancano studenti, no? Ok. Poi i parcheggi qua quanto li abbiamo riempiti? Allora. Io sto iniziando a pensare che sia arrivato il momento di fare l'università qua in mezzo. L'unica cosa che mi preoccupa dell'università qua in mezzo è che certe cose dovrò piazzarle lì. Cioè, bruciare i rifiuti, pula. Magari i vigili del fuoco no, perché tanto posso mettere. Non c'è mica questo qua. No. Comunque dovrei avere quello dell'aeroporto, lo posso comunque piazzare qua in mezzo alla foresta, dovrebbe arrivare abbastanza velocemente. Qua potremmo piazzare la cable car e poi mal che vada ingrandisco un pochino l'isola nel caso ci serva di più. Perché lo zoo sarebbe troppo lontano. Non avrebbe effetto. Però sarebbe bello avere un'isola zoo là in mezzo. Perché se non ci vado a fare un collegamento via treno o altre cose, l'isola zoo diventa un disastro. E un treno lì in mezzo è peso. Sicuramente posso avere una metro, dalla metropoli che va lì, magari con l'ingresso qua alla stazione. O io. Train e metro. Ho io la possibilità semplicemente di scambiare treno e metro. Vediamo un poco. Ah, questi ok, non si scambiano, quindi soltanto questi. La possibilità ce l'ho di scambiare treno e metro. Il problema è che sono tutte a livello del terreno, come tipo di scambio. Questa non è quella che voglio usare al momento. Questa non sarebbe male.
Questo a treno e a metro. C'ho anche la monorotaia che me ne frega relativamente poco. Quindi se io facessi una... le griglie di qua, piazzassi questo qua, io la metro la posso avere. Si connette alla stazione. Però mi sembra abbastanza insensato, detto onestamente. Mi sembra mille volte più semplice avere una stazione della metro qua di fronte, piccina. Mi sembra mille volte più semplice avere una cosa così. Fine. Quindi comunque metro che dalla metropoli porta lì e va bene. Qua potrei fare una cable car che fa uno stop qua senza ragione e poi arriva qua giù e va bene. E da qua giù da qua giù niente, da qua giù si fa un porto. Oddio, il porto lo connettiamo con tutti. Proviamo, dai, proviamo. A questo punto non abbiamo nulla da perdere, onestamente. Quindi, il problema maggiore è che voglio che la gente che arriva lì paga. Quindi, se voglio farli arrivare lì, devo avere magari delle strade tutte intorno, ma nel mezzo deve esserci lo zoo. Le strade devo averle intorno perché devo permettere le varie strutture. E a me sembra piccola come area, sembra molto piccola. Forse è meglio fare l'università per davvero lì. Forse è davvero meglio fare l'università. Visto che questa è tanto lontana e qua in mezzo a tutti e tre. Però sarebbe bella l'idea dello zoo sull'isola. Uffa. Uffa, uffa, uffa. Niente, facciamo lo zoo. Ma l'università me ne frega nulla. Voglio fare lo zoo. È troppo una buona idea per andarla a ignorare. Quindi andiamo a prendere qua. Andiamo a innanzitutto livellare l'isola. La voglio tutta pari. Facciamo questa altezza. Anzi, questa che è un pochino più bassa. Ok, andiamo a livellarla tutta. E poi, allora, poi io direi innanzitutto di fare una cosa così. Ok. Al mare non piace quello che ho fatto, quindi andrò a velocizzare la simulazione. Devo aspettare che quest'acqua se ne vada. Sperando che non ho creato uno tsunami. Ok, l'acqua se ne sta andando, meno male. Capire perché City Skylines 2 l'acqua non fa schifo. Cioè, qua è buona, perché la fa schifo l'acqua? Hanno detto che la sistemeranno in futuro, probabilmente tra un anno. Però, perché non hanno fatto un'acqua come questa? Io proprio non lo so. Allora, così abbiamo un pochino più di spazio. Secondo me non è ancora abbastanza. Secondo me non è ancora assolutamente abbastanza. Guardate la simulazione dell'acqua quanto è fatta bene. Guardate, possiamo letteralmente vedere le onde che si espandono stile tsunami. City Skylines 2 invece è penosa sta cosa. E poi che ho velocizzato il tutto perché abbiamo la velocità per 3 al momento, proprio vedere l'onda. Ah, io qua ci faccio uno screenshot. No. Una cosa del genere l'ho vista molto poco. Allora, stavamo dicendo, qua abbiamo il collegamento vicino e va bene. Qua è a posto e va bene. Magari a questo punto ci estendiamo un pochino verso là. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder.
aggiungendo questo. Sembra un po' la Sicilia. Aggiungiamo un po' qua. Ok, adesso dovrebbe essere abbastanza grande per fare quello che ho in mente. Se poi non è grande abbastanza, spacchiamo un lato e lo allarghiamo. Quindi adesso dobbiamo aspettare che si sistemi il secondo tsunami. Che guardate, lo tsunami si sta avvicinando alla costa. Voglio proprio vedere cosa succede. Spero non mi anneghi tutto, ma non dovrebbe. Talmente basso come cosa. Sta impattando qua adesso. Non è cambiato assolutamente nulla. Ottimo. Oddio, no, qua sta impattando qualcosina, l'ha impattato. Oddio. Oddio, l'acqua lì c'è arrivata. Ecco, questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Per fortuna che quest'area è abbastanza in alto, guardate, l'acqua sta scendendo. Comunque il titolo del video lo so già. Ho causato uno tsunami. Molto bene. Ora. Quest'altro non dovrebbe essere un problema. Tanto è uguale, la metropoli l'ha ignorato completamente perché è bella in alto. Ok, e lì si è già asciugato. Bene, allora, iniziamo ad andare giù con il porto, che sicuramente lo devo piazzare, e il porto lo metto da questo lato. Così, finalmente, finalmente non devo più andare a avere le linee che mi passano qua in mezzo, ma posso fargli fare un anello col giro esterno. Ora, non so se a sto punto mi convenga andare a inserire qua delle barchette. Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo Harbor con anche le barchette normali. Quindi fa anche da import delle persone. Oltre a fare per le ferri. Sarebbe interessante. Harbor Bus non me ne frega assolutamente nulla. Harbor Bus Monorail non me ne frega nulla. Ferry Bus non me ne frega nulla. Ferry Tram non me ne frega nulla. Facciamo questo, facciamo l'Harbor Ferry. Così abbiamo anche gente dall'esterno che può arrivare qua e poi dividersi nella città. Secondo me è un buon piano. Quindi noi abbiamo bisogno di andare di là. Ok. A me interessa che sia di qua. E ok. E andiamo a fare così. Ok, e poi tan 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 tan, andiamo a fare barchette, grazie. Questo. Allora, questo va dritto così. Quindi questo sarebbe una buona idea, fargli fare così. Che è un po' un peccato. È un po' un peccato. Perché sarebbe stato molto più comodo girarlo di qua. Però, a meno che io non faccio un'altra path che viene da un'altra parte, sembra un po' difficile la cosa. Potrei fare questa che va qua in mezzo. Posso io tipo dividerla? Non è? No, non si aggancia mica. Ok. Sarebbe interessante farla venire da qua, farla passare qua in mezzo. Che purtroppo se lo giro dall'altra parte non prende, mi sa. No, perché si vuole attaccare laggiù lui. Cioè, ce l'ha qua in linea d'aria, però lui vuole fare il giro e attaccarsi là sopra. E metterlo di qua no, perché lo voglio dall'altra parte dell'isola. Se facessi semplicemente il giro di qua, cioè, a sto punto che ce frega? Tanto le navi già si incrociano, che si incrocino un'altra volta. Allora, via l'Anarchy. Facciamo fare il giro così. Ah, vedi, non le puoi far attraversare.
dice il gioco. Il gioco non vuole che queste due si attraversino. Pace a me per il gioco. Quindi se io ora provassi a piazzare questo qua, olli, lui vorrebbe andare laggiù. E va bene. Ah. Raga, che ce frega. Quello che ho fatto non mi piace. Va bene quello che avevo fatto in partenza. Quello che ho fatto adesso... Quello che ho fatto adesso mi convince poco. Dopo c'ho un angolo troppo stretto con i battelli. A questo punto, allora, la cosa che potrei fare è... Allora... Questo qua, lui va in diagonale così. Ok, quindi io al massimo l'unica cosa che posso fare per migliorare il tutto è andare a connettere questo un pochino meglio. Cioè, oddio, un pochino meglio. Un pochino più spostato. Così. E quindi se Mola riprende controllo... Ok, adesso sono separate. Va bene. Uff. Pian piano ce la si fa, raga. Pian piano ce la si fa. Quindi. Adesso io vado a... questa mi va già bene. Tanto non dovrebbe esserci un gran traffico. Se poi ci sarà un gran traffico sistemeremo. Quindi adesso io vado a prendere lui e andiamo a... fare un giro tutto intorno. Ok, facciamo proprio tutto un giro intorno all'isola. Okay. E adesso andiamo a togliere anche le risorse naturali, La voglio verde st'isola, non voglio mica fare uno zoo su... un giacimento di petrolio o di minerali. Ok. Ok. Così mi piace. Così posso fare l'uscita della metro, posso fare altre cose, abbiamo tutti i collegamenti necessari. Ottimo. Quindi, per prima cosa, andiamo a fare l'area dello zoo. Andiamo a fare parco e andiamo a creare l'area e l'andiamo a fare anche all'esterno. Perché? Perché abbiamo anche il coso delle creature marine. E quindi per arrivare a quello faremo... Se vedremo, magari spostiamo un po' la strada al dentro, cose del genere, vedremo. Ma andremo a fare qualcosa del genere, quindi ci andrà a servire pure lo spazio in acqua. Ok, così va più che bene. Ora andiamo a aggiungere i servizi fondamentali. Io li andrei a infilare qua giù. Quindi questo. Vigili del fuoco. Vabbè, lo inseriamo giusto per bellezza. Pula. La inseriamo. Ok. Altro non dovrebbe servirci. Al massimo la manutenzione parchi. Ma chi se frega al momento. Vedremo. Quindi, cosa voglio fare ora? Innanzitutto voglio dare una cable car. Oppala. Voglio dare una cable car qua. E qua.
Perfetto. Così dalla metropoli possiamo arrivare allo zoo assolutamente e senza problemi. E ok. Poi. A me qua piacerebbe avere un'altra cable car. Da magari... Da dove? Da magari qua al posto dei negozi. Cable car che passa qua in mezzo e arriva magari qua giù. Quindi stop. Qua. Stop. Qua. Perfetto. E poi andiamo a... a fare così. Fantastico. Ok. Poi la metro, come avevamo detto. Quindi metro. Mi va bene questa qua. Potrei andare a inserire quelle che ce le ha le due incastrate l'un l'altra, una cosa così. Così mi unisce questa metro, io posso fare una metro che porta fin laggiù. Però fare l'Eurotunnel al momento non mi... Boh. Mi sembra un po' una sciocchezza fare l'Eurotunnel al momento. Però non sarebbe una brutta idea fare una metro così. Non sarebbe assolutamente una brutta idea, anzi. Che ci permetterebbe poi di fondere due metro così, nel caso ci servisse mai. Non so perché dovremmo fare una metro in quest'area, eh. Per carità, però a me piace. Quindi la possiamo mettere così al momento e poi più avanti al massimo connettiamo solo questa. E andiamo a fare una cosa del genere. E andiamo a fare la metro ferma qua davanti, così. Bene. La metro la faremo in futuro, non è qualcosa che ho intenzione di fare in partenza, perché intanto voglio vedere cosa riesco a fare con i sistemi che ho già al momento. Quindi l'altra cosa da fare è andare finalmente a mettere... Ah, le auto della Pula, ok. Finalmente a mettere la, il collegamento delle barchette. Visto che adesso abbiamo il giro intorno, io finalmente posso andare a spostare la linea rosa da qua a... Ah, cavolo. È troppo lunga e quindi fa il giro comunque di là. Proviamo a spostarla allora. A questo punto. Non ho capito. Qual era il problema? Beh. Ok, questa dovrebbe essere più vicina, immagino. Ok. Okione. Questo è quello che volevo. Fantastico. Fantastico. Assolutamente. Conviene a me invertire il senso in cui girano le barche. Cioè fare l'ordine inverso così. Anti-orario invece che orario. Secondo me a me conviene fare il giro anti-orario. Quindi vado a cambiare la linea rosa. Tra le varie qua giù non va più la linea rosa, quindi non frega nulla al momento. Andiamo a cambiare la linea rosa. Via, 8 veicoli, va bene. Ne rimetteremo 8. E andiamo a fargli fare il giro invece diverso, quindi facciamo tac tac tac
Poi tac. Bene. Non è perfetto, ma ce lo si fa bastare. Quindi lo andiamo di nuovo a trasformare in linea rosa e gli mettiamo 8 veicoli. Fucsia rosa, quello che era. Bene. Ok. Quindi per il momento quest'isola avrà tre collegamenti, può averne anzi quattro perché questo vale doppio visto che può avere anche le navi da crociera. E questo farà da quinto collegamento più avanti, andando a collegarsi alla metropoli e alla stazione. Secondo me è più che ottima. Bene, regà, io direi che per il momento ci fermiamo qua. Abbiamo messo abbastanza, qua è cresciuto tutto quello che abbiamo fatto. Prossimo episodio andiamo a continuare questo e poi mentre cresce lavoriamo per mettere proprio lo zoo a questo punto perché abbiamo tutta la parte da costruire. Ciao!